Bentornate e bentornati sul canale. Oggi vedremo un nuovo video sul tornio, come fare l'apertura. Dopo che abbiamo visto la centratura, questa è la seconda fase da fare per creare i nostri oggetti al tornio. Lo faremo sempre su questi torni super economici, di cui vi lascio il link nella descrizione di questo video. Avviciniamoci e vediamo un poco come fare. Allora, il primo metodo lo andiamo a usare su una massa argillosa non troppo grande, una palla d'argilla non troppo grande. Useremo il pollice della mano destra. Una volta centrata l'argilla, procediamo all'apertura. Quindi facciamo una prima spinta verso il basso con il pollice che non è a martello, ma è solo piegato, lievemente piegato, e tutta questa parte qui del pollice che farà l'apertura. Spingiamo verso il basso, così. La mano sinistra la potremmo mettere qui accanto a contenere la forza. Quindi ho spinto la prima volta. Rispingo verso il basso e porto l'argilla, adesso spingo verso l'esterno. Quindi spingo con questa parte qui del pollice, spingo verso l'esterno. Quindi trovo il centro, spingo prima lievemente verso il basso, faccio vedere così, e poi spingo verso l'esterno in questo modo qui. Con la mano destra, sempre con le altre dita, comprimo il bordo. Nel secondo metodo utilizzeremo intenzionalmente solo la mano destra e la mano sinistra terrà bloccato il polso e utilizzeremo queste tre dita, soprattutto il medio, l'indice e l'anulare. Vediamo come. Ci posizioniamo al centro dell'argilla e facciamo una pressione verso il basso con il dito medio e accanto le altre dita e formiamo, vedete, quindi un avvallamento qui al centro. La seconda volta spingiamo sia verso il basso, ma iniziamo a tirare verso di noi, verso l'esterno. Quindi spingiamo in fondo e poi tiriamo verso di noi. Spingiamo in fondo, arriviamo allo spessore desiderato e tiriamo verso di noi, sempre pianissimo in modo da non perdere la centratura. Il terzo metodo lo andiamo a utilizzare su masse argillose più grandi e utilizzeremo praticamente il palmo, questa parte qui della mano sinistra, per aprire l'argilla e la mano destra conterrà sempre il bordo, questa parte esterna dell'argilla. Inumidiamo e con questa parte qui troviamo il centro, andiamo a schiacciare prima verso il basso e poi spingiamo verso l'esterno. In questo modo qua, facciamolo vedere. Prima spingo verso il basso, quindi ho operato questa apertura qui, spingo verso il basso e poi mi muovo verso l'esterno. Che succede? Che l'argilla pian piano si schiaccia e si apre. Schiaccio verso il basso e vado verso l'esterno. La mano destra contiene il bordo. Questo metodo di centratura è molto utile, per esempio, quando vogliamo fare dei piatti. È un metodo molto veloce per ottenere la base dei nostri piatti. Centratura, apertura, conicisa, innalzamento. Centratura, apertura, conicisa, innalzamento. Se questo mantra imparerai, maestro del tornio diventerai.